Ciao a tutti amici di YouTube e ben ritrovati in un nuovo episodio di Mighty Games. Oggi siamo tornati sui giochi dell'orrore, qui su Slenderman's Shadow. Questo è il video di risposta al video di scaricare appunto questo gioco in versione completa, completamente gratis. Se non l'avete visto, apparirà all'improvviso vicino alla mia testa di merda, testa di cazzo anche. Ci stanno bene. Un link che vi riporterà quel video e vi spiegherà come scaricare questo stupendo gioco gratis. Oggi, come abbiamo già detto, partiremo con Claustrofobia. Where am I? Sono arrivato qui. Can't remember. Stereotipatissimo, muoviti, fammi giocare. Eccoci partiti. Prendi tutte le 10 chiavi. Allora, siamo in un labirinto enorme, non so di dove cazzo l'hanno fatto. Ok, possiamo lasciare delle barre glow, delle barre brillanti. Madonna. Premettendo che io sono claustrofobico, questo gioco mi terrorizza non poco, mi terrorizza tantissimo, mi tremano le gambe, non mi sto avventurando troppo in qua. Madonna, quella statua mi ha fatto pigliare un cacaccio, una chiave, e prima chiave raccolta su 10. Vicolo cieco. Allora, caghiamo una farina così qua ci siamo già passati. E andiamo ad esplorare nuovi. Quella di prima? Yep. E quella di prima. Oddio, senti il rumore di una zanzara. Porca maiala, questa trovata è geniale, ti dà una noia incredibile. Oh signore. Questo corridoio non mi piace, ma mi ci devo avventurare. Mi ci devo avventurare. Mi ci devo. Ah! Wow! Un coso di lag mi ha fatto prendere il cacaccio. Ma dove cazzo fa? Ci sono talmente tante! Vai, caghiamo un affare. Così qua ci siamo già passati. Oh signore. Oh signore, non ci capisco una cazzarola. Un altro tetto, qualcosa per cui trovare qualcosa. Madonna quanto dà noia il suonino. Gli effetti sonori sono fatti veramente bene. Mamma mia, maccia ragazzi, ma è possibile? Sì. Vabbè. Ed ecco le zanzare di merda. Pff. Dai. Dove caspita sei, Slenderman? Mi abbevero. Ah, qua ci sono già belle passato. Buona sapessi. Ciao. Sei mio figlio. Ti ho. Ma rimasti siamo dove prima. You don't say, c'era il cacchio. La barra luminosa. Perché sono tornato qui, Madonna, ragazzi? Perché sono tornato lì? Ecco, se questo è un vicolo cieco mi uccido. Oh signore, oh! Che verso strano ha fatto la torcia. Ah, Madonna, che palle. Allontaniamoci da qua. Si può correre? Sì, si può correre. Oh no, è lui! È lui! È Slender, Slender, qui mi sta cagando. Il cazzo. Vattene, vattene. Lo so che non dovevo correre perché ho corso, non capisco niente. Qua ci sono già stato, quindi devo tornare di qua, ci sono già belle stato. Ah, lì non ci sono stato.
Allora, vado a destra o vado a sinistra? Vado a sinistra perché mi ispira più fiducia. Vediamo se. Oh no, non fare questi versi, lampadina mia. Cosa diavolo sono queste due porte? Boh. Ci posso andare? No, non ci si può entrare. Allora, qual è l'utilità di queste due porte? Fammi incazzare. Senta, quei due panzoni americani che hanno inventato questo gioco. Oh, signore. Allora. Ehi, ho trovato un'altra chiave. Allora, seconda chiave trovata su 10. Vado qui o qua? No, lì non ci sono palle passate, che cazzo so io? Sto iniziando a sclerare. È il mio giorno fortuoto! Fortuoto! Cosa ha fatto? La torcia fa brutti versi, non mi piace, non mi piace, non mi garba. Vaffanculo! Ci voglio riprovare. Allora, se non mi sbaglio, uno era per qua. Perché? Perché? Allora. No, qua c'è un vicolo cieco. Perché non ci vede. Ho fatto la battuta perché mi stanno tremando le gambe, veramente. No, eh. Vai, ho un'idea, facciamo una po' di corsa, tanto finora lo Slender non c'è in giro. Allora, che si dice? Arrivo ombrosa. Qua c'erano delle chiavi, se non mi sbaglio. Allora, ce n'era una qua. Uguale, c'è la casotta dove ci sono le due porte blindate, utili quanto il pettine in mano all'ex Luthor. Battuta. Ma questa battuta è vintage da quanto è vecchia, però vabbè. Ha sempre il suo fascino. Eccoci. Un vicolo cieco. Oh, questa mia c'era prima. Ecco una chiavina. Allora. Ancora quella maledetta zanzara. Ehi là, ciao chiave. Chiaviamo. Altra battuta della serie suicidio immediato, però va bene. Va bene, lo stesso, ci lasciamo trasparire tutto a Mind Games. Andiamo, andiamo. E troviamo le chiavi. Che non so a cosa ci servano, però devo trovarle perché me lo dice il gioco. La mia claustrofobia e strizza insieme mi stanno facendo tremare come un vibratore. Altra battuta da scordare veramente. Cos'è? No, sì. Iniziamo anche a avere le traveggole. Aurora boreale. Dove sei? Dove sei? Dove sei? No, merda! Sono anche da solo in casa io. Basta. Termina qui la puntata di Slenderman Shadow. Partite ho perso due vite. Va bene così, dai. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre se ce ne sarà un altro, ma ce ne sarà un altro. Ve lo dice Gabri. Una parte che non paurosa, l'altra parte dice smetterla e cancellare tutto all'improvviso, però va bene. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.